le cose viste da lì, diciamo, forse risultano un po' più chiare. E lì c'è uno stato alternativo, uno stato criminale che ha condotto praticamente le grandi operazioni, e lì c'è stato uno stato legale che poi, in continuità con questo, ha condotto la fase 2 del commissariamento. Quindi i cittadini di questo territorio sono cittadini che conoscono, come dire, la crudezza del potere, che l'hanno vissuta e la vivono quotidianamente. E in questo territorio, che poi io in cui mi muovo e poi faccio sintesi, diciamo, con altri territori all'interno della struttura del coordinamento comunitario fuchi, comitato fuchi, e diciamo in questo territorio noi cerchiamo di operare in un modo semplice. Se tutto questo è accaduto, non è stato solo e tanto forse per la deviazione delle istituzioni, ma è stato per la totale mancanza di un tessuto civile, no. E quindi è la ricostituzione di questo tessuto civile la chiave poi strategica definitiva per risolvere tutta questa questione. Al di là delle battaglie, che sono battaglie anche molto estremamente tecniche, specifiche, e però è nel, voglio dire, la chiave per uscire da tutto ciò è quella dell'unità, l'unità sui territori, l'unità, come dire, in un certo senso molecolare. E questa è l'esperienza che io faccio, incontrando quotidianamente insegnanti, medici di base, medici pediatri, e richiamando tutte le soggettività collettive, al di là di quelle che siano le proprie vocazioni dichiarate, richiamarle a una presenza su queste tematiche, che siano associazioni per la musica, per l'arte o per l'educazione o l'Unicef, eccetera. E chiediamo a tutti di farsi soggetto comunitario e di dare voce ai bisogni e alla tragedia, diciamo, della gente. Io non posso non apprezzare il senso di responsabilità che il 5 Stelle dimostra stasera, chiamando tutti i soggetti che conosce e che riconosce sul territorio, e credo che questo sia legibile un invito a essere soggetto unitario, anche se c'era qualche voce un po' incontrovertente, insomma. Dico, questo è sicuramente un intento notevole, e al quale però bisogna far corrispondere, secondo me, un altro aspetto, un altro, atteggiamento. L'atteggiamento è quello di sentire la responsabilità di essere oggi forza all'interno delle istituzioni. Non conta tanto se in questo momento, in questa altro, non conta tanto se l'opposizione o il governo, cioè agli effetti pratici potrebbe anche contare, però io, come il tifoso della Costituzione, dico: ogni eletto al Parlamento rappresenta la nazione e il nazionale rappresenta il proprio territorio. Io suggerirei a tutti i parlamentari di avere, cioè Paola, va bene, ecco, no, dico, suggerirei nel nostro interesse questo tipo di comportamento, richiamare tutti gli uomini di questo territorio, al di là di eletti, al di là di quale sia la forza politica, deve interessare poco, perché questo tipo di pressione è il tipo di pressione che deve dare i frutti. Noi nella campagna elettorale abbiamo sottoscritto alcuni impegni, fra poco andremo a verificare se lo stanno, se si stanno impegnando in questo senso, e ne verrà fuori una dialettica. Però è certo che diversamente noi non sappiamo davvero cosa dire alla gente, perché la gente, io non credo che adesso sia più disposta, dopo un anno di mobilitazioni notevole, perché dall'estate scorsa, no, dove a Milano sono fatte manifestazioni, sono state 30.000 per esempio, c'è stata una grande mobilitazione, non credo che oggi la gente sia ancora convinta, a scendere in piazza, se non è convinta anche di poter conseguire dei risultati. Ora i risultati li dobbiamo garantire noi sul territorio, perché uno degli interlocutori è il comune. Il comune è un interlocutore locale che deve dare seguito ad alcuni impegni, e quindi è quest'unità, diciamo, sui territori, quest'unità, diciamo, delle molecole, che deve condurre delle battaglie. Ma poi c'è un aspetto generale. Io credo che stasera si possa uscire con qualche prospettiva. Io mi farei portavoce sul mio territorio di questa prospettiva. Uno è che, per esempio, la proposta del professor Comello, mi sembra forse di
cristallina riguardante all'ARPAC è un punto di piattaforma comune tra tutti i gruppi presenti. Io non credo che possa esserci grande distinguo da fare, no? Sul fatto che chiediamo che l'ARPAC abbia determinate competenze totali e globali come ce l'hanno nel resto d'Italia, allora questo è un punto di unità. Benissimo, questo punto di unità cominciamo a parlare tutti quanti insieme, perché questo fa la differenza. Vi dico, quando ci si muove tra la gente vuole sapere con chi parla, e se oggi parla con me che dico una cosa, domani parla con Angelo che dice quasi la stessa cosa, però con tre distinguo, e poi parla un altro che ci aggiunge un altro distinguo, non capisce più niente, non ascolta nessuno. Quindi questo è il nostro problema. Allora si può uscire con un'idea di un percorso per una piattaforma comune, che non significa essere d'accordo su tutto, significa su alcune cose fondamentali, dopo aver dibattuto, dopo aver pianto, diciamo, come una volta facevano i democristiani, no? Che si abbracciavano e piangevano perché erano correnti diverse, no? Però alla fine se bisogna uscire con una mozione unitaria, e allora si abbracciavano piangendo, dico anche se fosse questo, però dobbiamo arrivare a poter essere credibili. E vi dico, noi se andiamo a ripercorrere quello del vecchio storico ambientalismo, no? Dove c'era questa professionalizzazione delle competenze e dei distinguo proprio al capello, noi non abbiamo possibilità, secondo me, di vincere nessuna battaglia. Allora, un'ultima cosa, per quanto riguarda, e anche su questo, potremmo anche fare un'analisi diversa, però non credo che dobbiamo mettere delle sviste, perché la sviste poi la paghiamo. Se lo Stato italiano a un certo punto si è reso conto di dover fare un atto, in certo senso clamoroso, come chiamare un viceprefetto a fare da superprefetto, nel caso di Donato Casagna, quello è stato un commissariamento di fatto delle prefetture di Napoli e Caserta. Le ha costrette, le ha delegittimate sostanziosamente e le ha costrette a operare con un passo comune. Secondo voi quelle due prefetture senza un momento esterno sono capaci di operare con un passo comune? E secondo voi i comandi provinciali dei carabinieri sono costretti allo stesso tavolo? Quindi per avere almeno l'omogeneità su quest'area che abbraccia due province occorrerebbe la cancelliera, questo l'ha capito, una figura tecnica. Noi abbiamo chiesto che questa figura tecnica avesse poteri più forti di quelli che abbiamo, perché veramente non ha quasi nessun potere, quel potere di visionare, cioè di mandare rapporti a Roma fondamentalmente, oltre che aprire i tavoli. Noi abbiamo chiesto invece che abbia anche la possibilità di sanzionare le inadempienze all'interno delle istituzioni che incontra e che ci hanno fatto soffrire così la faccia. Quindi questa svista cercherebbe, è un interlocutore importante, cerchiamo di capire che cosa ha fatto questo patto, che comunque sta nelle mani di almeno 40 sindaci, perché questo patto che l'ha proposto da tutti quanti sta nelle mani di 40 sindaci. Quindi ogni sindaco, diciamo, dei nostri territori ce l'ha e credo che ce l'abbia.